In questo breve filmato parliamo insieme al nostro ospite Francesco Zappalà, il quale è una figura molto importante per conoscere la storia del nostro paese. L'argomento che vogliamo affrontare è quello di Masca Lucia, il nome, le sue origini e le sue declinazioni nel tempo. Dunque, Masca Lucia storicamente ha l'origine del nome di Masca Lucia, ha tantissime denominazioni, a partire dal 590 d.C., che Papa San Gregorio Magno lo chiamò, lo cita in un'epistola, una lettera, Massa Santa Lucia, Massa Allargia o Massa Santa Lucia, queste due cose. Poi, oltre a questo, lo chiama anche Terra di Santa Lucia, ma la Terra di Santa Lucia probabilmente racchiudeva sicuramente tutto il territorio, compreso i paesi limitrofi, perché era tutta una vasta zona di terre. Poi nel 1300 dal Caraffa, il principe Caraffa, che era principe di Butera, di Mussumeli, viene chiamato, viene citato in un altro documento, che si chiamava Masca Lucia, Masca Lucia. Andiamo avanti, dal Fazzello nel 1500 si chiamava Masca Usia, no Masca, diverso da Masca Lucia, Masca Usia. Poi dal Pirri, Rocco Pirri, che ha scritto il libro sulla Sicilia Sacra, parla di Masca Lucia, della chiesa di Masca Lucia, che si chiamava Maschiasia, Maschiasia. Poi nel periodo spagnolo, col fatto che c'era l'allevamento di cavalli, di cose qua, venne chiamata Maniscalchia, da Maniscalco. Poi andiamo ancora avanti, del Branciforte, quello che poi assunse i poteri, che si comprò i casali dell'Etna, venne chiamato Massa Santa Lucia. Massa Santa Lucia. Questo non si sa se era dovuto, perché lui si chiamava Giovanni Andrea Massa. Era un mercante genovese che si stabilì in Sicilia, poi si comprò la terra, il casale, allora erano casale, o addirittura masse, perché massa è ancora più piccolo di casale. La massa era, francamente, come le masserie che ci sono adesso, la massa era un nucleo di persone che completavano, siccome erano tutte terre qua, avevano bisogno dei posti di controllo, erano, diciamo, tipo stascerno, come erano gli antichi romani. Si creava un piccolo nucleo di persone dove c'era il fabbro, cioè si faceva così, e si creava una massa, che ora si chiamano le masserie, una volta era una massa. Quindi può prendere il nome da Massa Lucia, che era la figlia che si chiamava Lucia, oppure da Massa Santa Lucia, questo non lo sappiamo. Alla fine questo passò, questo del Branciforte, che Branciforte è stato praticamente il proprietario che comprò tutte queste terre qua. Poi passiamo a Masca Lucia, verso il 1700 circa, ha preso il nome direttamente di Masca Lucia, quindi ha tantissime dominazioni. È più probabile che all'origine, proprio nel 590, ai tempi di San Gregorio Magno, si chiamasse veramente Massa Allargia, sarebbe terra di donazione, perché allargia significa elargire, dare, donazione. Questo perché? Perché si dice che ai tempi dei romani questo sia stato fatto, Cesare Augusto abbia donato queste terre qua alla Chiesa, quindi probabilmente sarà questo, no? Poi siamo arrivati a Masca Lucia, che siamo ora, Masca Lucia, questo periodo. Benissimo. Non c'è una certezza assoluta, però l'uniche testimonianze sono queste, che prendono questi nomi qua. Più probabile può essere quello che all'origine, proprio all'origine, si tratta del 590 d.C., si tratta di Massa Allargia, quindi questa Massa Allargia, ripeto, Di doveva origine essere romana, quindi di Massa, era la terra, il pezzo di terra, e Lucia di poi Allargia Argezia. significa un dono. Poi ovviamente nel Nel passato c'è corso del stato, tempo. gli spagnoli chiamavano Maniscalchia perché c'era l'allevamento di cavalli, c'erano quelli che ferravano i cavalli, quindi originariamente è questo Benissimo. il toponimo di Masca Lucia. Grazie, signor Ma si Francesco figura, Zapparà. Abbiamo scoperto quindi le origini del nome di Masca Lucia, sin dalle antiche origini romane. Fino al corso del 600 e del 700, queste variazioni date da questi autori, per arrivare alla fine a Masca Lucia.